Buonasera. Sotto gli occhi di tutti, omaggio a Marina Abramovic. Presi i tre corpi, è sempre il terzo tra i tre, il corpo imponderabile in luogo dell'imprevedibile. Specie se i primi due corpi sono nudi, l'uno di fronte all'altro, all'entrata di un luogo pubblico. Specie se i primi due corpi nudi sono di sesso diverso, un uomo e una donna, o viceversa. Specie se il terzo corpo è interamente vestito. Specie se il terzo corpo vestito si trova costretto a passare attraverso quei due corpi nudi per entrare in quel luogo. Specie se lo spazio tra i due corpi nudi è talmente esiguo che il terzo corpo vestito non può passare in quel luogo senza toccarli, anche solo sfiorarli. In quello spazio esiguo, luogo astratto dell'uno, possono avvenire molte cose imponderabili nella mente del corpo vestito, cose silenziose che si muovono fino a portarlo alla scelta di un'azione piuttosto che un'altra. Le azioni possibili sono, proprio come due corpi nudi, che restano immobili e fanno muro, soltanto due. Passare attraverso quei corpi nudi ed entrare, bloccarsi e precludersi la possibilità di entrare. Il corpo nudo non è vulnerabile ovunque e in quanto nudo. La vulnerabilità del corpo nudo può trasferirsi nel corpo vestito, essere preda della vulnerabilità, della ragione, dei suoi tabù, delle sue convenzioni. In un luogo pubblico, sotto gli occhi di tutti. Grazie.